Allora. Diva della televisione, anche Dolly ha avuto una proposta da Cinecittà e sta studiando il copione con Mark Forrest, niente meno che maciste in persona. Ma prima, nero su bianco, ci mancherebbe altro. Dolly vuol leggere il contratto. Guadagnerà 30 milioni di noccioline e 150 banane. Il produttore ha detto che la firma è illeggibile. Beh, si vede che Dolly da giovane ha studiato medicina. Il film entrerà presto in lavorazione e state pur certi che non si parlerà di flirt tra i due protagonisti, i quali tuttavia sono fatti l'uno per l'altro. Lui è il braccio e Dolly è la mente. Si gira a Cinecittà un nuovo film su maciste, un invincibile spacca tutto. Quella che vedete menare pugni forsennati è la controfigura di Mark Forrest, il divo protagonista. A quest'ora lui è in camerino a truccarsi il bel volto che non deve correre di questi rischi. Eccolo, il bel gigante. A vederlo meno imponente, però molto cinogenico. Infatti rimasi sorpresa vedendo un film come usciva dallo schermo. A quale maciste dovremmo attribuire la nostra ammirazione? A quello famoso che si becca contratti da milioni e infuocate lettere d'amore, o a quello oscuro che si becca botte da orbi? Il culturismo, l'uomo, il grande macio, si identificava soprattutto in questi uomini, e noi andavamo al cinema per spernacchiarli. Più travolgente.